Dell'avvocato Animali, già coordinatore nazionale dei difensori civici, già difensore civico della Regione Marche. Prego, avvocato. Buonasera. Innanzitutto metto le mani avanti e mi scuso con i colleghi avvocati perché non posso misurarmi con Stefano Villamena sul campo giuridico, quindi parlerò più da sociologo, l'avevo previsto. Mi sono preparato una relazione più tagliata su un altro fronte. L'ultima volta che ci siamo visti con Stefano Villamena in occasione di un convegno sulla difesa civica, io avevo intitolato la relazione il difensore civico, avevo cominciato a parlare dicendo che il difensore civico è un'istituzione sotto scacco. È passato un po' di tempo e mi pare che ancora questa cosa sia all'ordine del giorno. La difesa civica è ancora sotto scacco. È ancora sotto scacco perché è bassa la notorietà della difesa civica, è bassa la popolarità della difesa civica e purtroppo è bassa anche la reputazione stessa della difesa civica. Questo nonostante 35 anni di storia in Italia e 200 anni di storia nel mondo. È normale sentir parlare della difesa civica come un'istituzione recente, in realtà nessuno tra i difensori civici si rende conto che la difesa civica c'è da 200 anni. 1809, è stato festeggiato il 200° anniversario l'anno scorso in Svezia, giustamente con un bel convegno che è stato fatto in Svezia. E quando io vado, parlo con i colleghi stranieri, perché ancora sono nel direttivo dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman, quando parlo con i colleghi stranieri, questi mi guardano un po' ridendo, perché quando parlo della difesa civica italiana ovviamente si trovano un po' spiazzati e liquidano la cosa come una delle tante stranezze di questo grande paese che è l'Italia. Non riescono a capire come mai non si riesca ad avere un difensore civico nazionale, non riescono a capire come mai qualche regione ce l'ha, qualche altra regione no, non riescono a capire come mai in qualche regione funziona in una certa maniera, in qualche regione funziona in un'altra maniera, in qualche altra regione non funziona e così via. Quali sono i motivi per cui si va così in ordine sparso? Io direi che ci sono motivi di carattere culturale e motivi di carattere strutturale. Liquidiamo subito i motivi di carattere culturale, non penso di essere esaustivo, faccio solo un accenno. Il fatto è che il difensore civico è un animale strano rispetto al nostro ordinamento giuridico. Non solo c'ha poco spazio nell'ordinamento in sé per sé, non esiste una legge quadro, esistono delle leggi, per quanto importanti però spottano. Si tratta anche di una materia che è poco studiata, tutto sommato, probabilmente è studiata anche un po' male, nel senso molte pubblicazioni sulla difesa civica non hanno grande sostanza, non quelle dei costituzionalisti, quelle purtroppo sono quelle magari di qualche difensore civico, che, e però sono quelle, quello ci abbiamo insomma da leggere. È poco insegnata nelle università, ci sono dei corsi a Roma, un corso a Roma tenuto da Cerotto, c'è un corso a Pisa, ma non sono più nemmeno sicuro che ci sia. C'è una scuola di specializzazione a Padova, dove vanno i difensori civici
ad imparare, anche se poi la scuola di Padova è un po' particolare perché Padova si occupa soprattutto di diritti umani, quindi ha una grande reputazione a livello internazionale. Questa è un'altra stranezza dell'Italia: gli italiani vanno ad insegnare la difesa civica ai paesi stranieri, nel senso, quando si è trattato di formare i difensori civici dei paesi dell'est europeo, perché munirsi di un ufficio nazionale di difesa civica era tra le condizioni per entrare nell'Unione Europea insieme ad altre. Questi difensori civici nuovi dei paesi dell'est europeo, soprattutto i funzionari, venivano a studiare in Italia. Quindi si conferma il detto che chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Noi non sappiamo fare, però stiamo insegnando agli altri a fare la difesa civica. Giustamente dicevo, perché a Padova abbiamo un centro d'eccellenza. Quindi poco spazio nell'ordinamento, studiata forse male, sicuramente poco, soprattutto è poco considerata anche da noi giuristi, poco considerata perché tutto sommato la difesa civica non ha poteri, quindi se non ha poteri non può essere incisiva, poco considerata, e forse qui giustamente, perché è molto vicina alla politica. E quindi è troppo vicina alla politica spesso per poter essere un istituto di garanzia. E però, se ci pensate, specialmente in questo momento c'è un qualcosa di schizofrenico in tutto questo. Dico specialmente in questo momento perché qualche giorno fa è entrata in vigore la mediazione obbligatoria, quindi da una parte togliamo i difensori civici, che tutto sommato, anche se poi vorrei su questo vedere fare qualche precisazione, che tutto sommato svolgevano un'opera di mediazione con la pubblica amministrazione, ma introduciamo la mediazione in campo civile. Motivi strutturali. Motivo strutturali, anzitutto non abbiamo una legge quadro, abbiamo una legislazione anche importante, la 241, il testo unico degli enti locali, ma non abbiamo una legge quadro nazionale. E quindi il guaio è che c'è una forte frammentarietà, e una frammentarietà che è un nodo irrisolto e che non è stato toccato dalla riforma Calderoli, chiamiamola così, in realtà la finanziaria 2010. Non è stato toccato perché se sulla carta si pone tutto in mano alle province, in realtà le province che hanno attivato il difensore civico e territoriale sono veramente poche. Questo perché la difesa civica è facoltativa. Ma d'altra parte, se fosse una cosa utile tutti la vorrebbero, invece qua sembra che nessuno la voglia, e quindi dobbiamo dire o che è inutile, ovvero che è dannosa, come disse Calderoli prima di proporre quello che poi ha proposto, quello che poi ha realizzato, oppure non funziona, e questo forse in qualche caso è vero, ma in altri casi no, vi posso assicurare, oppure qualcuno non la vuole per altri motivi. E su questo stendiamo. Magari ne parliamo dopo. Anche l'affastellarsi di ricorsi sulle nomine del difensore civico è segno che qualcosa non va. Vi elenco solo alcuni dei ricorsi che ci sono stati più importanti. C'è un ricorso in piedi nelle Marche, c'è stato un ricorso in Valle d'Aosta, c'è stato un ricorso per la nomina del difensore civico della Toscana ancora pendente, c'è un ricorso ancora pendente per la nomina del difensore civico del Veneto, c'è stato un ricorso in Abruzzo vinto dall'ex difensore civico, per cui ora l'Abruzzo ha due difensori civici in carica che non sanno bene come regolarsi. C'è stato un ricorso a Roma, vinto da chi aveva fatto ricorso, quindi è stata annullata la nomina del difensore civico di Roma, poi dopo Calderoli ha risolto tutto perché il difensore civico è stato erogato, quindi lì almeno l'abbiamo risolta. C'è stato un ricorso a Napoli e lì Calderoli non ha risolto niente, perché stranamente il difensore civico di Napoli, nonostante la sentenza sia arrivata molto dopo la finanziaria 2010, il difensore civico di Napoli doveva entrare in carica perché aveva una legittima aspettativa, e quindi è entrato in carica recentemente il nuovo difensore civico di Napoli. Sì, una forma di risarcimento, sostanzialmente. È anche vero che la cattiveria ci sta, discusi di giudici in sala, è anche vero che questo nuovo difensore civico di Napoli è un ex giudice del TAR. E c'è stato ricorso a Palermo, insomma,
lasciamo perdere. Tanto per dire come la cosa sia piuttosto la vita di questi difensori civici sia piuttosto difficile, sia dei vecchi che dei nuovi. Chiaramente Calderoli con la finanziaria 2010 ha dato il colpo di grazia, non dal punto di vista funzionale, perché effettivamente non potrebbe essere altrimenti, come dice Stefano Villamena, cioè nel senso i difensori civici comunali non sono stati aboliti, nel senso che non sono state abolite le funzioni. A mio parere, il guaio è che sono stata quella norma di Calderoli, è stato il guaio più grosso secondo me, che è stata fatta nell'ambito di un pacchetto volto a limitare i costi della politica. Quindi è dato per assodato che il difensore civico sia non solo un costo, cosa su cui si potrebbe discutere, ovviamente bisognerebbe fare un conto tra costi e benefici che il difensore civico assicura, ma soprattutto un costo della politica. Quindi il difensore civico è a tutti gli effetti un politico. Questo ci dice anzitutto una cosa, che è centrale il discorso, la questione della nomina, di come avviene la nomina del difensore civico. Se la nomina del difensore civico è politica, ovviamente non si può fare a meno di pensare che ci sia una collateralità tra difesa civica e politica, e quindi di conseguenza questo difensore civico come garante è poco affidabile. Il mio intervento si intitolava per una ridefinizione della difesa civica. Allora, partiamo dalla definizione più autorevole che c'è, che è quella dell'Istituto Internazionale dell'Ombudsman. Tradotto dall'inglese, il ruolo dell'Ombudsman è di proteggere le persone contro la violazione dei diritti, l'abuso di poteri, l'errore, la negligenza, le decisioni inique, la mala amministrazione, la mala administration, forse questo è meglio lasciarlo in inglese, per migliorare la pubblica amministrazione e rendere le azioni di governo più aperte e il governo e i suoi funzionari più affidabili per i membri del pubblico. Questa è la definizione dell'IOI, Istituto Internazionale di Ombudsman, come vedete c'è dentro un po' di tutto ed è molto generica. È talmente generica che le varianti nazionali spaziano su un campo amplissimo e, come abbiamo detto un attimo fa, anche le varianti regionali spaziano su un campo amplissimo, perché poi alla fine il fatto che non c'è una legge quadro nazionale comporta che ciascuna regione fa legge a sé in qualche maniera, cioè gli statuti regionali e le leggi regionali sono fra di loro non proprio, non sempre coerenti e non nemmeno molto simili spesso. Quindi anche tra i difensori civici italiani abbiamo un po' di tutto, si va dalla tutela dei diritti e si arriva ad un ruolo promozionale del difensore civico, passando per un ruolo di controllo della pubblica amministrazione, quasi il coreco che rivive attraverso il difensore civico. Mi scusi professor Villamena perché sto buttando la cosa molto. Io provo ad argomentare sulla base della mia esperienza quello che secondo me, diciamo che io le contendo, quello che secondo me è e potrebbe essere il difensore civico. Secondo me il tratto più significativo della difesa civica è la tutela della trasparenza. La tutela della trasparenza è intesa soprattutto come l'attivazione delle responsabilità dei funzionari pubblici e anche in capo agli amministratori pubblici. Responsabilità intesa in senso letterale, in senso tecnico, cioè il difensore civico è uno che chiama i funzionari a rispondere delle proprie azioni, a rispondere di quello che fanno, a rispondere ai cittadini di quello che fanno. Dunque, se questo è vero, il difensore civico si configura come uno strumento di sostegno. Questo ci vede piuttosto che come uno che ha dei poteri propri. In altre parole, il difensore civico non esercita dei poteri di cittadinanza, cioè è il sostegno alla cittadinanza perché la cittadinanza possa esercitare i propri diritti nei confronti della pubblica amministrazione, che è un po', detto in maniera molto grossolana, quello che diceva anche Villamena, insomma, quello che diceva anche Stefano Villamena.
un professore con cui spesso chiacchieriamo, che Stefano Di Lamella conosce, il professor Roggiati, l'ha definito come un gatekeeper, che detto in italiano è una sorta di filtro rispetto alla pubblica amministrazione, anche Roggiati al sociologo. Che significa un filtro? Significa che è un'istituzione che seleziona quelle che sono le forme ammissibili di interferenza rispetto all'operato della pubblica amministrazione, e queste forme possibili di interferenza le ricostruisce secondo canoni giuridici. In parole poverissime, se viene da me un cittadino, io al cittadino gli spiego se e perché può ingerirsi, può intervenire all'interno di un procedimento amministrativo o non può farlo, e se può farlo gli spiego come può farlo e lo aiuto a farlo. Questo secondo me è centrale nel lavoro del difensore civico. Quindi non è un ufficio reclami di secondo grado, è qualcosa di più, e anche direi sostanzialmente diverso. E tanto meno può essere pensato come un appendice all'assessorato, cioè come qualcuno che si mette a fare promozione. Non è che non bisogna andare nelle scuole a fare educazione civica, non è che, ma si tratta di attività che sono funzionali a quello che è il fulcro dell'attività della difesa civica. Non a caso in molti statuti comunali il difensore civico è, per esempio, quello che convoca i forum civici. In questo senso un ruolo di sostegno alla cittadinanza, oppure una legge rimasta peraltro sporadica, la 104, rimasta sporadica sulla difesa civica intendo, dice che il difensore civico può costituirsi parte civile in una serie di procedimenti giudiziari per certi reati che vengono commessi appunto nell'ambito di quanto previsto dalla legge 104. Però è questo che si intende quando si parla di sostegno alla cittadinanza. In sostanza, il difensore civico, se funziona, dovrebbe garantire la correttezza delle relazioni che ci sono tra i decisori e i destinatari delle decisioni. Quindi non è soltanto, o non è più, come magari era all'inizio, soltanto un autorevole intercessore. Era pensata la figura del difensore civico come una persona di grande esperienza che in qualche maniera aiutava un pochino il cittadino, facendo la telefonata alla persona giusta e così via, a risolvere dei problemi. Va invece pensato come un'istituzione che ha un ruolo tecnico, anche in quanto è totalmente svincolato, a differenza di quello che è il ruolo dei politici, da questioni che riguardano le maggioranze e da questioni che riguardano la necessità di conservare il consenso, che invece sono compito della politica. Potremmo dire che il difensore civico ha un ruolo di integrazione rispetto all'azione amministrativa, quando questa azione amministrativa si presenta come carente contro la maladministration, per la buona amministrazione, come dice la Carta di Nizza, ma come dice, credo per la prima volta nella legislazione italiana, anche la legge 23 istitutiva del difensore dell'Ombudsman regionale delle Marche. Credo per la prima volta nella legislazione italiana sia stata utilizzata questa cosa del diritto alla buona amministrazione. Guarda caso è stata utilizzata nella legge istitutiva dell'Ombudsman delle Marche, dove si parla espressamente di un diritto, a questo punto, dei cittadini marchigiani. Non so se la cosa può andare, perché non si vede invece la fine dei cittadini marchigiani e non quelli delle altre regioni, e tuttavia si parla espressamente di un diritto alla buona amministrazione, che non è altro che il recepimento di quello che è previsto in sede europea. Quindi tutto sommato il difensore civico è
non può avere dei poteri sostitutivi. Questo la giurisprudenza della Corte Costituzionale l'ha ribadito più volte. I poteri sostitutivi del difensore civico, quei poteri più incisivi che spesso vengono rivendicati per dire non può funzionare finché non ha dei poteri più incisivi, tutto sommato sarebbero fuori di quella che è la natura di questa figura. Tant'è vero che i poteri sostitutivi, che ancora ci sono, perché quando la Corte Costituzionale si è pronunciata su alcune leggi regionali, ma non sul TUEL, che invece riconosce ancora un potere sostitutivo per quanto limitatissimo al difensore civico regionale. Dicevo, non è connaturato il potere sostitutivo al ruolo del difensore civico, perché lo snatureremo, perché gli daremo una responsabilità amministrativa che non può avere se non è un amministratore, non è un funzionario, non è un politico. La responsabilità deve rimanere ai funzionari e agli amministratori. Invece dovrebbe avere il potere, la possibilità di realizzare una sorta di discovery, no? Una sorta di far mettere le carte in tavola alla pubblica amministrazione, e ogni volta che sorge un conflitto tra i privati e la pubblica amministrazione. Coerenti con questo potrebbero essere per esempio dei poteri impeditivi, non so come chiamarli, dei poteri di sostendere, come succede nella 241, di sostendere la decadenza di una certa azione. Questo sì è coerente con quella che potrebbe essere la funzione elettiva del difensore, la funzione per elezione del difensore civico. Potrebbe chiedere che vengano applicati, che vengano avviati dei procedimenti sanzionatori, può fare delle segnalazioni alla Corte dei Conti, per esempio, non è lui la Corte dei Conti, non è lui quello che deve sanzionare, però può fare delle segnalazioni perché chi ha il potere di farlo lo sanziona, avvii i procedimenti volti a sanzionare. In questo modo possiamo evitare che in qualche maniera il difensore civico si metta in concorrenza con la politica, ovvero venga visto dalla politica come una minaccia. Il difensore civico lavora quindi sulla asimmetria di potere che c'è tra il cittadino e il potere pubblico. Tanto è vero che in genere chi si rivolge al difensore civico è effettivamente un cittadino, raramente si rivolge al difensore civico alla grande azienda. Perché? Perché la grande azienda ha il potere di contrattare con la pubblica amministrazione spesso anche su base più paritaria. Il cittadino no. Il difensore civico è il garante della corretta polarizzazione di questi conflitti. Se i cittadini sono portatori di posizioni giuridiche che sono in qualsiasi modo rilevanti, non possono essere completamente esclusi dai processi in cui queste posizioni giuridiche vengono in considerazione. In questo senso il mestiere del difensore civico è un po' quello di fare il traditore, la spia. Per entrambe le parti, e anche questo che lo rovina tutto sommato il difensore civico, è una specie di prestito al campo dell'avversario. Il cittadino lo vede come uno che comunque è dentro la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione lo vede sostanzialmente come un fiscale, la spina nel fianco. E di qui l'evidente diffidenza che c'è da entrambe le parti. Praticamente viene visto come il portatore latente degli interessi dell'altra parte. Però questo è inevitabile, credo, se si vuol fare bene la difesa civica. Mentre il giudice applica un taglionetto perché sta le sentenze, applica un taglionetto ai problemi, il destino del difensore civico è quello di fare la bussola, piuttosto che era una cosa che si sentiva anche negli interventi introduttivi fatti dal presidente della provincia, dal sindaco, dai presidenti dei consigli. Ad un convegno a cui ho partecipato, non mi ricordo chi ha paragonato il difensore civico ad un equivalente funzionale del vecchio curato di campagna. Diceva, il vecchio curato di campagna risolveva i problemi dando una pacca sulle spalle e magari tu Ave Maria, e il conflitto tra le persone, il conflitto che veniva
se gli veniva proposta era risolto così. Se è vero quello che ho accennato, ovviamente non è così. Secondo me invece il difensore civico funziona quando succede, come a me è successo, che mi telefona il funzionario e mi dice: guarda, io non sono d'accordo con te, però siccome me lo dici tu, allora faccio come mi dici. Questa cosa può essere anche letta in termini opportunistici, lui lo fa perché altrimenti ha paura che va a finire alla Corte dei Conti e c'è una responsabilità. Però c'è anche un'altra possibile lettura, cioè la possibile lettura è che il difensore civico è qualcuno che promuove l'evoluzione delle regole in concreto. Sapete che c'è una distinzione tra il diritto sui libri e il diritto in azione. Il difensore civico si occupa di fare evolvere il diritto in azione, cioè si occupa di fare evolvere le prassi, le interpretazioni delle norme. E in questo senso, secondo me, funziona. Per l'esperienza con cui io funziona. Succede questa cosa che i comportamenti dei funzionari cambiano. Se questa cosa succede, se questa cosa funziona, allora il difensore civico diventa una sorta di catalizzatore che è capace di promuovere la cultura della cittadinanza contro la cultura della raccomandazione, contro la cultura dei favori, contro una cultura da sudditi sostanzialmente, perché la cultura della raccomandazione dei favori è una cultura da sudditi, mentre una cultura in cui il cittadino può rivolgersi alla pubblica amministrazione consapevole che la pubblica amministrazione può autocorreggersi, può agire in autotutela, questa è una cultura da cittadini. Grazie.